Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Lady Boop e oggi andrò a riassumervi il mio anime preferito, ovvero My Hero Academia, un manga di successo di Okei Horikoshi trasformato poi in un anime da 3 stagioni, un lungometraggio animato e forse una quarta stagione a fine anno. Bene, detto questo, sigla! But mama, I'm in love with a criminal. La storia parla del giovane Izuku Midoriya, un ragazzo nato senza un quirk. Che cosa sono i quirk? Sono abilità speciali che sono apparsi dal nulla da una mutazione genetica. Poteri che danno alle persone anche la possibilità di staccarsi gli occhi dalle orbite. No, God! No, God, please, no! No! Oppure di sputare fuoco. Il nostro giovane protagonista ha un sorriso così smagliante che potrebbe fare invidia a quelli che fanno la pubblicità del dentifricio Mentadent. Con delle lentiggini alquanto carine e dei capelli che fanno invidia a un prato in estate, il nostro ragazzo viene continuamente bullizzato e preso di mira da Katsuki Bakugo, l'amico d'infanzia, stronzo di prima categoria, ciclato 24 ore su 24 che assomiglia a un porcospino con i suoi bellissimi capelli. Un giorno Midoriya, quando è in pericolo, viene salvato dal suo eroe preferito, All Might. Lui sì che fa invidia a quelli della pubblicità della Mentadent. Un uomo tutto muscoli e cervello per una volta nella vita, con il sorriso perennemente sul volto e che veste con una tutina così aderente che bikini di Lamù proprio spostati. L'uomo, vedendo il cuore buono del ragazzo, decide di donargli il suo quirk, ovvero il One for All. Che no, All Might non faceva parte dei 3 moschettieri, è solo un potere che si può passare da persona a persona. Con un accento inglese che Renzi proprio spostati, scopriamo anche... Infatti all'uomo il suo quirk è stato passato, non era nato con il quirk. Che belle cose da scoprire. Scopriamo anche che l'uomo, grazie ad una ferita provocatogli da un villain anni fa, può usare il suo potere solo per 3 ore giornaliere. Che bella vita! Il nostro Midoriya, dopo 10 mesi duri d'allenamento, dove griderà Adriana come se non ci fosse un domani, che Rocky Balboa proprio spostati, riesce a entrare alla UA, prestigiosa scuola di eroi del paese, dove incontrerà tantissimi personaggi che ora non sto a spiegarvi perché sprecherei metà video. Arriviamo quindi alla fine della prima stagione, dove i nostri protagonisti, mentre stanno facendo allegramente una gittarella, no scherzo, mentre si stanno allenando, vengono attaccati dall'unione dei villain, capitanati da Shigaraki Tomura, un ragazzo con tutte le mani attaccate al corpo, che fa invidia alla bambina di The Ring e che non va dal dentista da 3 mesi. Arriverà All Might a salvare la situazione con uno smash finale alquanto epico. Arriviamo quindi alla seconda stagione dell'anime, dove il festival sportivo della scuola è alle porte. Che cos'è il festival sportivo? È praticamente come le Olimpiadi, ma solo con le unicità. I nostri ragazzi dovranno affrontare 3 prove: la corsa a ostacoli, la sfida a cavallo e la mia preferita, ovvero la sfida 1 contro 1. Dopo le prime 2 prove alquanto noiose, in cui ci godiamo le seghe mentali di Midoriya, quelle non si scordano mai, arriviamo alla terza sfida, ovvero la sfida 1 contro 1. Qui conosciamo la storia del giovane Shoto Todoroki, un ragazzo nato da 2 unioni di diverse unicità, ovvero da Endeavor, l'eroe numero 2 con il potere del fuoco, e la madre, che chiameremo madre stronza, con il potere del ghiaccio. Il ragazzo è nato infatti con 2 differenti colori dei capelli e 2 differenti colori degli occhi. Assistiamo quindi a un flashback della vita di Todoroki. Lui e la madre erano costantemente bullizzati dal padre. Un giorno la madre impazzisce e, non sopportando più il lato sinistro del figlio, gli lancia una teiera d'acqua in faccia. Viene portata in ospedale e il padre si prende cura di Todoroki, che lo odia a morte e lo vorrebbe uccidere con una bomba nucleare ogni 3 secondi. Il ragazzo affronta Midoriya e lo sconfigge, rivelando la sua parte di fuoco.
che gli fa incenerire tutti i vestiti, suscitando un fanservice alquanto bellissimo. Arriviamo poi alla seconda parte della seconda stagione, dove i nostri protagonisti si recano a un tirocinio per imparare a migliorare le loro unicità. Va benissimo. E indovinate un po' da chi sarà scelto il nostro Midoriya per essere seguito da Gran Torino, vecchio maestro di All Might che incute paura peggio di It, ha una memoria peggio di quando prendi l'Alzheimer e mangerebbe soltanto, ma è un grande maestro, infatti Midoriya apprenderà tantissimo da lui. Poi il nostro protagonista dovrà battere Stain, un ammazzaeroi che, bevendo il sangue delle proprie vittime, facendogli un tagliettino piccino piccino, può praticamente ammazzarle. Aiutato dagli altri suoi compagni, il ragazzo lo sconfigge. E vediamo che alla fine della seconda stagione dell'anime, Shigaraki ha preso un ostaggio Deku! Ti ammazzo, mi hai toccato mio marito, e poi se ne va con stile, lasciandoci con mille dubbi in mano e tante risposte. Arriviamo alla terza stagione, dove i nostri protagonisti si recano al campo estivo. Ma perché non andare a nuotare in una bella piscina, no? Dobbiamo andare in un campo estivo. Imparano a tirare ancora più cazzotti di prima e vengono di nuovo aggrediti dall'Unione dei Cattivi. Surprise, motherfucker! Non ci avete nient'altro da fare? A quanto pare no, si annoiano. Così una mazzata dietro l'altra, ma una mazzata dietro l'altra, succederanno una miriade di cose. E poi si concluderà che ci dicono che ci sarà una quarta stagione, ma non l'avete ancora fatta vedere. Va bene. Ragazzi, il video di oggi finisce qui, spero che il riassunto vi sia piaciuto e se non volete più perdervi neanche un video, iscrivetevi, attivate la campanellina e condividete il video. Ciao! We don't know about the